Siamo, come vedete, sullo specchio di poppa di Canapiglia, che è un X46 che fa pure rima Canapiglia, 151 miglia trofeo Cetira, le ha fatte tutte e 8 edizioni. Questa è la barca di Pierre Amon, che è un velista, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Pierre, che non sarà a bordo in questa regata, però raccontateci prima di tutto che regata è questa 151 miglia. Dunque, la 151 miglia è per definizione una regata lunga, il percorso, come dice il nome, sono appunto 151 miglia, prevediamo di farlo con il meteo previsto in circa 1,5-2 giorni, poi chiaramente ci affidiamo alla benevolenza del meteo. L'importante è il difficile, forse, mantenere la concentrazione dalla partenza all'arrivo, direi. Quanti sarete a bordo? A bordo su questa barca saremo 9, prevediamo di fare un paio di turni in maniera tale che qualcuno possa riposare e gli altri possano rimanere sempre concentrati al massimo. Hai detto bene, superare le difficoltà, che però difficoltà che sono spesso anche la bellezza di queste regate lunghe. Tu sei quasi un esordiente, ci dicevi, o perlomeno per la barca. E qual è il fascino della vela offshore? Sicuramente il fascino della vela offshore è la lunghezza, la tattica assolutamente molto molto impegnativa. Si giocherà tutto in questa regata, probabilmente nelle prime ore di regata, dove poi ci sarà un'evoluzione meteo abbastanza dichiarata, e in conseguenza di questo la cosa più importante saranno le, come dicevo, le prime ore, la partenza e le scelte tattiche iniziali. Al di là di questo, ovviamente la barca consente di poter giocare al meglio le speranze di una buona posizione, sicuramente.